anni che sono qui a Genova e mi sento a casa. Mi sento a casa perché qui la gente mi ha fatto sempre sentire comunque un giocatore importante, un giocatore importante non dal punto di vista tecnico, importante perché hanno sempre sottolineato tanto affetto dal punto di vista umano. E questo per me è fondamentale, quindi veramente sono qui e ho trovato l'equilibrio perfetto e spero di restare il più a lungo possibile. Ora in questo periodo della mia vita stiamo combattendo per un sogno, per un posto champion. Questa è una cosa quasi veramente da brividi. È una cosa che ci tiene vivi, continuiamo a rendere vivo questo sogno perché penso sia avere un obiettivo, avere un sogno nella vita, penso sia molto importante perché ti riempie di stimoli e gli stimoli in questo sport hanno un ruolo fondamentale. Noi pugliesi quando ci incontriamo siamo un po' come i brasiliani, nel senso che leghiamo subito e poi dopo ho avuto la grandissima fortuna di andare in nazionale e lì mi sono reso conto che comunque avevamo molte cose in comune perché comunque caratterialmente sotto certi versi siamo molto simili. Poi il destino ha voluto, l'ha mandato qui Antonio, l'ha mandato qui alla Sampdoria. Ci siamo resi conto veramente di avere molte cose in comune e quindi ci sposiamo bene sotto certi aspetti e quindi è nata una bella amicizia. Tutti mi chiedono cosa vuol dire questa danza, da dove nasce questa danza. Penso che questa danza prima di tutto sia parte della mia istintività. E a volte è un po' diverso, perché comunque questo veramente sta a rispecchiare il fatto che è veramente una danza istintiva, quindi la prendo veramente per come viene, in base all'euforia, alla gioia che provo dopo la realizzazione di un gol. Penso di avere un bellissimo rapporto con la gradinata perché comunque penso che rispecchio un po' la loro mentalità, nel senso di essere un giocatore che non molla mai, di essere un giocatore che ha sposato questa causa per questa maglia che ha dei colori fantastici. Quindi se dovessi mettere nero su bianco oggi per quanto riguarda il sogno Champions League, probabilmente potrei fare una bella rasatura a zero, probabilmente un tatuaggio.